Si affaccia sulla piazza del Quirinale. Vediamo un po', si avvicina alle nostre telecamere. Vediamo se Lucrezia riesce a strappargli qualche frase. Bene, è un grande onore non solo per me ma per tutta la squadra, quindi è stato bello. Che cosa ti ha detto personalmente? No, personalmente ha usato tante parole molto belle, ma soprattutto semplici, no? Ed è quello che mi piace. Per me è stato un onore essere qua. Diciamo, questi eventi sono qua anche per dire grazie non solo al presidente, ma a tutte le persone che hanno seguito il tennis e comunque che stanno iniziando, ecco, a giocare. Gianni, ti è piaciuto questa capacità del presidente di elogiare il vostro spirito di gruppo e la vostra normalità negli atteggiamenti? Sì, diciamo che come ha già detto, eravamo tanto in difficoltà, siamo riusciti a superare le nostre difficoltà con tanta semplicità e anche normalità, perché comunque ognuno di noi ha provato giorno dopo giorno a fare il meglio e quindi ovviamente siamo tutti contenti di portare una coppa bella e importante di nuovo in Italia. Addirittura conosceva i risultati della Coppa Davis, quelle tempi di Pietrangeli, di Sirola, la semifinale di Davis si ricordava contro gli americani. Sì, no, ma è incredibile, ma lì si vede di quanta voglia anche di imparare la storia del tennis, diciamo che le conosce sicuramente meglio lui di me, quindi è stato un onore, perché anche io ho imparato tante cose nuove oggi e posso dire che anche il presidente ha una semplicità e umiltà che è molto bella. Sarà una carica ulteriore per il proseguo della stagione a partire da Rotterdam? Sì, no, sì, ovviamente adesso vediamo come va. Sono contento di essere in questa posizione, nell'altro senso ovviamente lavorerò per migliorare me stesso e quindi vediamo come va. Grazie. Okay, grazie.